siamo al Casino della Vallée, Saint-Vincent, una gara straordinaria con tutti i più grandi giocatori, e Valerio Veronesi, 18 anni e mezzo, giovanissimo, dice, giocava già in Serie A in coppia con un giocatore che, diciamo, era avanti 20 anni al gioco di quel momento, il famoso Oriano Accorsi, detto Coccodè, che tirava già tiri di effetto che tutti dicevano, ma che tiri fa? Era già 20 anni più avanti, e lì lui ha imparato tanto da questo giocatore. Dice, vieni con me che andiamo alla gara di Saint-Vincent. Io quasi quasi non giocavo ancora in gara. Io. Ma sì, vengo, dai, Saint-Vincent, Casino, vengo. Andiamo là, una sfilarata di 16 biliardi. A un certo punto uno mi chiama e fa, beh, vieni a vedere, c'è uno che boccia in una maniera che non sei mai vista. E vedo questo signore di Como, mette il pallino a 8-9 centimetri dai birilli e quasi da fermo, con questo dito fa, anzi no, scusa, con questo, pum, da fermo, filotto di prima e palle pallino là in cima, dove allora i grandi giocatori bolognesi, tanti, compreso Tassi, che dopo avremo l'onore di intervistarlo, lanciavano la palla di volo, per cui lui bocciava anche uno o due palline in più e soprattutto 8, 10, 4, 8, 10, una misura esagerata. E Veronesi disse, lunedì allo Spartaco provo questa bocciata. Io arrivo allo Spartaco a l'una del pomeriggio, mi chiama e mi dice, Valerio vieni a vedere, io sono già perfetto, perché lui era un guascone, stiamo parlando della leggenda del biliardo in Italia. E ci puoi credere che bocciava già benissimo?